Noi ci trasferiamo ora in Puglia per parlare dell'ex Ilva, perché gli si è tenuto ieri sera presso la Sala Verde di Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra il governo e i sindacati. La notizia è che nelle prossime ore saranno trasferiti i primi fondi, si tratta di 150 milioni di euro per la manutenzione degli impianti. Poi, entro un mese, sarà presentato il piano industriale. Ma per maggiori dettagli ci colleghiamo ora con il nostro primo ospite, il segretario FIM-CISL Valerio Dalò, che ringrazio per la disponibilità. Buongiorno segretario. Grazie a voi per l'invito. Allora, segretario, cosa è emerso in particolare da questo tavolo, oltre questa principale notizia e tutto il resto che ne consegue? Beh, oggi emerge forte la determinazione del governo e quindi dei commissari, primo tra tutti l'ingegner 40 che guida il cuore di quelle che sono le attività nello stabilimento, tanto che ci viene chiarito, appunto, come avete accennato, che nei prossimi giorni saranno trasferiti i primi 150 milioni di euro e che, soprattutto questo è il dato fondamentale, entro la metà di aprile, si avrà il quadro chiaro, dopo, sapete, le visite che abbiamo fatto insieme al ministro Urso e ai commissari negli stabilimenti, si avrà chiaro qual è il piano di interventi da dover fare, perché è chiaro che le risorse non sono infinite, non sono illimitate, per cui per noi è fondamentale che vengano indirizzate, primo tra tutti, sulle manutenzioni degli impianti, ovviamente dando anche priorità a quelli che dovranno ripartire nell'immediato, e poi puntando e capendo quali sono le materie prime necessarie per il riavvio, appunto, del ciclo produttivo. A oggi l'altoforno, l'unico in marcia, produce 4.500 tonnellate al giorno, che è pochissimo, per cui bisognerà fare una serie di investimenti per rimettere a pieno regime un altoforno e contemporaneamente il governo ci dice in un arco temporale che può andare da 6 ai 7 mesi rimettere in modalità funzionale che possano marciare anche gli altri due altoforno a disponibilità degli stabilimenti. Ecco, questo secondo noi può essere un buon piano, un buon punto. Ovviamente per la restante parte dei fondi bisognerà aspettare ancora le interlocuzioni che ci sono con la Comunità Europea, ma anche su questo abbiamo apprezzato quanto si sta tentando di fare sia in direzione ETS-CBAM, che sono i sistemi di protezione per le quote di carbonio, ma anche sulla tenuta nel nostro paese del rottame ferroso che sicuramente sarà fondamentale nel percorso di decarbonizzazione. Ecco, noi abbiamo colto positivamente l'incontro, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane chiederemo ancora al governo e soprattutto alla struttura commissariale di poter stringere su questo piano di manutenzioni che stanno programmando. Questo potrà essere finalmente il punto per cui cominceremo a vedere il rientro dei lavoratori se riusciremo a far partire gli impianti. Ultimo punto, si è anche toccato il tema della cassa integrazione che, sebbene oramai arrivi tramite decreto, nel senso che la copertura è garantita, abbiamo chiesto quegli spazi di contrattazione per poter garantire ai lavoratori un apporto economico maggiore rispetto a quanto previsto. Ecco, noi faremo il possibile, vediamo se il governo aprirà spazi anche in questo senso. Segretario, in parte ne ha già parlato, però dal tavolo di ieri sono emerse anche le rassicurazioni sul cosiddetto prestito ponte di 320 milioni di euro. Siete più tranquilli sotto questo punto di vista? Beh, se la condizione per poterlo ricevere è un piano industriale che ne possa garantire la restituzione, è chiaro che quello che emerge ieri, e cioè che sull'affitto degli impianti tra le due società, Ilva Inas e ADI Inas, si sta lavorando per allungare i termini e quindi garantirlo, e su questo aspetto costruire un primo pezzo di piano industriale che riguarda appunto questa amministrazione straordinaria fino alla cessione, un po' di garanzia in più ce l'abbiamo perché c'è un quadro chiaro di come vuole essere chiesto. Tutto questo dovrà portare alla fine di quei 6-7 mesi che accennavamo, poi alla preparazione della gara e alla cessione degli impianti agli investitori che vorranno appunto partecipare. Però su questo il piano presentato dal governo presenta qualche elemento di garanzia in più rispetto a prima, in cui comunque era quasi una richiesta di cui non conoscevamo le basi. Ecco. Segretario, poi ho avuto modo di leggere che il commissario Giancarlo 40 ritiene di concludere la sua analisi entro la metà di aprile, se non erro, giusto? Esatto, è quello che dicevo prima, che successivamente alle visite negli stabilimenti uno degli obiettivi, se vi ricordate, l'avevamo anche dichiarato in più occasioni, era proprio quello di visitarli,
per capire quali erano le necessità impiantistiche, soprattutto dal punto di vista manutentivo. Finito questo giro, adesso con i tecnici stanno facendo tutte le valutazioni e se per metà di aprile avranno finito questa loro disamina e ci potranno presentare il piano delle necessità, sicuramente sarà un ottimo punto di contrattazione perché precedentemente in quello stabilimento noi avevamo questa abitudine con le relazioni industriali di stabilire un vero e proprio comitato di stabilimento che desse dei cronoprogrammi di investimento sulle manutenzioni e su qualsiasi necessità. Ecco, per cui aspettiamo appunto metà di aprile, il momento in cui il commissario 40 ci potrà presentare cosa hanno valutato come prioritario, ovviamente nella direzione di far ripartire gli impianti e tenere a pieno regime gli AFO. Quindi, segretario, in conclusione, intanto voglio dire, lo stabilimento continua a marciare a regime ridotto perché ci sono molti impianti fermi. Resta il problema. Esatto, perché c'è un solo altoforno in marcia che produce 4.500 tonnellate al giorno e su questo è stato anche chiaro l'ingegner 40 nei primi incontri, ma è una posizione chiara e condivisibile. Ilva è composta da una grandissima filiera a valle della produzione a caldo già solamente a Taranto. Ricordiamo che ci sono gli impianti di laminazione, i treni nastri, il Pladue, i tubifici, ecco tutti quegli impianti che devono ricevere appunto acciaio, ma tra l'altro ci sono anche i siti di Genova e di Novi Ligure che aspettano la materia prima, per cui se non si fa partire saturando il limite produttivo degli altoforni, è chiaro che è complicato far ripartire tutti gli impianti. Quali saranno i primi impianti a partire e come dovranno farlo deve essere proprio l'oggetto della discussione, ovvero capire a valle della manutenzione quali materie prime acquisto, perché anche qui non si può parlare di materie prime così a larga scala. In base all'acciaio che bisogna produrre e quindi qual è la filiera che si vuole riattivare, bisogna anche capire quali materie prime acquisto. Ecco perché un incontro su questi temi diventa fondamentale proprio per capire, detta proprio in due parole, il piano industriale che bisognerà mettere in campo.